Ciao a tutti, benvenuti e bentornati nel mio canale. Oggi dipingiamo insieme con i pastelli morbidi. Come vedete sto preparando uno schizzo con un pastello bianco. Questo schizzo è tratto da un mio sogno. E come vedete ho già messo anche il segno dove andranno le nuvole. Iniziamo col cielo. È bianco, dopo inizierò con il blu. Sto usando una carta per schizzi, quindi non è una carta per pastello, è una carta anche per pastello, e quindi vedremo anche il risultato di questa carta, che io la trovo per essere una carta da schizzo, la trovo veramente veramente buona. Guardate la magia, ho messo colore, adesso con il dito sfumo, tutto prende forma. Il cielo prende forma. Sto solo ruotando e sfumando, i colori si sfumano tra di loro. Come vedete, la parte più scura verso l'alto, e man mano che si va verso l'orizzonte è molto più chiara. Io personalmente trovo i pastelli morbidi straordinari, perché in poco tempo si riesce a fare un dipinto molto molto entusiasmante. Guardiamo le nostre nuvole. Con questa carta non possiamo mettere tanti strati di colore, e quindi, come vedete, ho lasciato la parte dove andranno le nuvole così, senza metterci il blu sotto. Sono ottimi anche se di notte mi ti fai un sogno e vuoi metterlo giù in poco tempo su un foglio, e per questi sono veramente ottimi. I pastelli sono ottimi anche per portarli all'aria aperta, per fare plein air e dipingere sul posto con i pastelli è una cosa davvero molto meravigliosa, perché hai poco da portare via e sono, tra virgolette, molto veloci, e poco tempo hai fatto il tuo dipinto. Ecco, come vedete, sto mettendo le ombre delle nuvole e intanto le abbozzo. Dopo, in un secondo tempo, le faremo magari meglio. Iniziamo i nostri cespugli con il giallo, un giallo che assomiglia un po' al giallo ocra che ho negli acquerelli. Ci metterò il giallo, ci metterò il verde, e più o meno come gli acquerelli. Noi con i pastelli possiamo mettere la luce sopra l'oscurità, però con questa carta, così e così,
non si può fare tanti strati, quindi la uso come gli acquerelli. E davanti a me, da dove lavoro, davanti a me c'è un campo che avevano piantato delle barbabietole, e sono rimasto impressionato dalla velocità incredibile che in 2 settimane hanno raccolto tutte le barbabietole, hanno arato il campo e seminato di nuovo con altre semenze. E sono rimasto impressionato dalla velocità, ma è così tutto diventato tutto così veloce che delle volte penso che anche nel mondo della terra, anche la terra non può neanche più un po' riposare. Adesso, come vedete, sto facendo l'albero, la parte più chiara da dove arriva il sole, che è tipo giallo-ocra, e i marroni. Dopo ci metterò un po' di marrone scuro e nero. Adesso è sempre tutto di fretta, ma io forse credo che il progresso è bello quando va un po' più piano, ecco. O forse sarebbe meglio che il progresso andasse anche a rallentatore, perché ci sono anche persone che vogliono andare anche piano e godersi un po' la vita in tranquillità. Sto usando un semplice sfumino di carta per sfumare i colori tra di loro. C'era anche un film con Celentano che il suo commercialista gli propone una macchina per spremere l'uva a diesel, in modo che faccia il lavoro di 20 uomini e in metà tempo. Ma lui era preoccupato perché non poteva dargli assumere le 20 persone se comprava questa macchina a diesel. E quando gli chiede al suo commercialista e di quelle 20 famiglie che gli diamo da mangiare in quel periodo, il progresso è crudele, fa il suo commercialista. Dopo, alla fine, la prova, c'è il ballo che prova questa macchina per spremere l'uva, e dopo, alla fine, il commercialista, lui era tutto felice, cantava. Dopo, alla fine, il commercialista va là e fa tutto felice e gli dice: bene bene, così la compri? E lui dice: no, ho deciso di prendere una calcolatrice, mi fa il lavoro di 3 commercialisti in metà tempo. Grandissimo, un bellissimo film di Smith
il bisbetico domato, mi sembra. No, se ricordo bene, non era il suo commercialista, era il suo ragioniere amministratore. Sono ancora quei film che ti fanno passare 2 ore molto molto spensierate, 2 ore spensierate, è la forza di quei film molto belli. Ecco, come vedete, ho messo il verde, ho messo il giallo, ho messo un po' di terra, e là dove ho messo il verde ci andrà l'erba. Alla fine, già Celentano, molti anni fa, ci aveva visto molto bene dentro, con il progresso, con la costruzione, che c'è sempre più fabbriche, più condomini, più palazzi, e c'è sempre meno erba. E questo ci aveva visto lungo. Adesso sto facendo quei pali con delle corde, che è tipo un recinto, e questo posto assomiglia tantissimo a una cosa che ho visto a San Giovanni, però l'ho sognata, e l'erba non c'è, quell'erba davanti a San Giovanni dove passo sempre per andare a lavorare, però quella balla di fieno, quell'albero sì, e sono cose che vedi di giorno, e magari 3-4 cose che stai lì, lo osservi, dopo li metti insieme e la notte le sogni. L'altro giorno per caso stavo guardando un programma dove intervistavano delle persone, e c'erano delle persone che avevano dei, tra virgolette, dei poteri, delle sensazioni, e dall'altra parte c'erano persone che dicevano non ci credo assolutamente a niente, cioè che le persone non hanno poteri, non hanno niente. Ma come si fa a essere convinti al 100% di queste cose? Ma cioè, ma chi sono io per sapere se una persona ha, tra virgolette, delle sensazioni diverse ad un'altra persona? I poteri, le sensazioni le hanno gli animali, molto più sviluppati a noi, però tutto sta all'essere umano a svilupparli. E sinceramente io delle volte non capisco quando certe persone addirittura magari ridono se gli viene detto io sento delle cose dentro di me, forse perché
a certe persone sentono come la diversità su questo. Vabbè. E tutto quello che è diverso non lo comprendono. Ma adesso sto regolando, come vedete, le nuvole e abbiamo quasi finito il nostro dipinto. Adesso ci farò la nostra mitica poiana e il dipinto è finito. Come vedete le ombre, ho usato il viola e il blu come impressionisti. Ecco, adesso faccio la nostra poiana. E siamo arrivati alla fine di questo viaggio. Se ti è piaciuto questo dipinto con i pastelli, ricordati di lasciarmi un like, di commentare, di condividere, e ne sarei molto, ma molto felice. Io vi auguro tutto il bene del mondo. E se per la prima volta vedi questo canale e iscriviti, che abbiamo tante cose e tante emozioni da fare insieme. Vi mando un grande abbraccio a tutti.